Do ora la parola all'amministratore delegato di un'azienda molto importante per il settore dello spazio, Sitael, Nicola Zaccheo. Prego. Buongiorno a tutti, saluto le autorità presenti e ringrazio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'invito a partecipare a questa giornata. Desidero portare a questo tavolo proprio la testimonianza industriale della Sitael, una bella realtà dell'Italia dello spazio, in quanto siamo oggi un importante player della cosiddetta New Space Economy, diventati leader al mondo nel settore dei piccoli satelliti, dei sistemi di propulsione e dell'avionica avanzata, mettendo assieme varie eccellenze presenti nel nostro territorio, con una crescita importante che ha visto il numero dei nostri dipendenti passare da 30 a quasi 400 unità negli ultimi 8 anni e ancora in forte crescita. L'azienda appartiene al gruppo Angel, che è leader nel settore dei trasporti. Siamo oggi la più grande azienda privata a capitale italiano nel settore. Il nostro quartier generale è in Puglia, a Mola di Bari. Abbiamo due sedi a Pisa, una sede a Forlì, uffici a Roma e a Pechino, abbiamo una sede operativa in Grecia, a Salonicco, e da pochi mesi abbiamo aperto anche in Australia, ad Adelaide. Penso che la nostra storia sia un esempio d'Italia che funziona, d'Italia di eccellenza, e siamo veramente orgogliosi dei successi che stiamo ottenendo, non solo relativamente ai risultati aziendali, ma soprattutto per i numerosi giovani talenti italiani che tornano dall'estero a lavorare in Italia presso le nostre strutture. Il segreto della nostra crescita è stato puntare con coraggio non solo all'innovazione tecnologica che è fondamentale nel nostro settore, ma anche all'innovazione dei processi e dei modelli organizzativi, puntando fin dall'inizio alla leadership in aree ben definite, quali, una su tutte, il mercato dei piccoli satelliti, oggi di grande attualità, lasciatemi dire quasi di moda, ma vi garantisco quasi un tabù solo qualche anno fa. Oggi i nostri sistemi sono considerati d'avanguardia, le nostre soluzioni sono considerate lo stato dell'arte. Entro la fine di quest'anno lanceremo due satelliti ad altissima innovazione, uno con a bordo strumenti miniaturizzati per l'osservazione della Terra, l'altro invece sarà il primo microsatellite al mondo con propulsione elettrica completamente green. Grazie ai nostri piccoli satelliti abbiamo attivato un servizio commerciale per la validazione in orbita di nuove tecnologie che permetterà ai nostri clienti di ridurre drasticamente il time to market dei loro nuovi prodotti spaziali. I nostri sottosistemi sono a bordo dei più importanti satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea, della NASA e dell'Agenzia Spaziale Giapponese. I nostri motori sono considerati tra i migliori al mondo.